In corso presso la Fiera di Rho, Tutto Food, un'esposizione dedicata al settore agroalimentare. Oggi si è svolta la presentazione di una ricerca sulle truffe e danni dei prodotti DOP ed era presente l'assessore all'agricoltura della regione Lombardia Gianni Fava. Andiamo direttamente a sentire. Si avvicina Expo 2015, allora assessore Gianni Fava, c'è bisogno di tutelare i prodotti italiani. Qui ne abbiamo un esempio. Qui stamattina ci hanno detto esattamente come stanno le cose, noi lo sapevamo perché sul tema della contraffazione agroalimentare lavoriamo da anni, abbiamo le idee chiare, credo che a questo punto dal punto di vista dei contenuti l'Expo 2015 dovrà caratterizzarsi come momento in cui finisce la lotta, ahimè, drammatica che hanno dovuto fare i nostri produttori per vedere tutelati i propri prodotti. Deve essere l'occasione per la quale, una volta per tutti, i prodotti del Made in Italy devono essere riconosciuti tali e deve smettere questa battaglia impari nei confronti del resto del mondo. Non soltanto frode alimentari, oggi abbiamo visto, abbiamo saputo che ci sono anche tanti inganni per quanto riguarda la distribuzione, il commercio, come difendersi e come seguirli? Come difendersi credo che sia solo un problema di regole. Noi abbiamo provato a introdurre regole nel sistema comunitario, l'Unione Europea ha dimostrato di avere scarsa sensibilità rispetto alle istanze di un territorio come il nostro che è forte di indicazioni geografiche protette e quindi sul tema dell'etichettatura, della tracciabilità, le modalità con le quali potrebbe essere risolto il problema, fino ad oggi ci è stata data scarsa possibilità di intervenire anche da un punto di vista squisitamente legislativo. È una battaglia culturale prima di tutto ed è una battaglia sui mercati che deve essere portata avanti. Regole poi verranno in modo naturale. Ecco, con Roberto Maroni per il 2015 scriverete delle leggi precise da proporre a tutti gli stati che interverranno qui in Lombardia. Io credo che Roberto Maroni abbia intenzione di proporre un protocollo, che è un protocollo di tutela dei prodotti ed è un protocollo che vede di fatto, ripeto, come punto di arrivo la fine della contraffazione e dell'Italian sounding, quindi di tutto ciò che mina la produzione nostrana, che è una produzione di grande qualità ma che soffre in termini di remunerazione una concorrenza sleale. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, gli ultimi dati sono sicuramente poco confortanti, soprattutto per quanto riguarda il mais, c'è addirittura un calo della produzione in Lombardia di oltre il 25%. Queste sono le previsioni delle associazioni di categoria, le quali per alcuni territori hanno già avanzato anche la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità. La regione Lombardia dovrà svolgere solo l'istruttoria in questo caso, perché in realtà è una delle poche competenze dell'inutile Ministero dell'Agricoltura rimaste, proprio quello del riconoscimento dello stato di calamità. Noi proporremo nei prossimi giorni le istanze dei nostri territori chiedendo che venga riconosciuto questo stato, vedremo se Roma in questo caso sarà attenta come del resto è stata poco nell'ultimo periodo.